completo pacifismo e di dimostrare che va bene lo stesso anche se lui la pensa diversamente? Ancora una volta, noi siamo cittadini, non siamo sudditi e abbiamo il dovere di difendere il nostro diritto al lavoro. A livello informativo è passato un messaggio sbagliato, è passata una minoranza di persone che hanno sicuramente fatto dei danni, che però non si capisce neanche chi sono realmente, perché dalle immagini si vede che ci sono anche infiltrazioni di polizia in borghese, non si capisce Digos, polizia o chi altro. Sicuramente quello che è successo è grave a prescindere da chi l'ha messo in atto, e Biagio, che è attualmente ancora in carcere a Poggio Reale, sta lottando legalmente per ovviamente uscirne. Lui si è preso le sue responsabilità di entrare lì dentro, ma meno male da una parte che ha fatto delle riprese, perché abbiamo visto che lì dentro c'erano persone che si stavano cambiando, non si capiva esattamente chi erano, e sicuramente quello che è successo è stato fatto per delegittimare un movimento assolutamente civile e pacifico, è quello appunto delle persone che vogliono riprendersi i propri diritti, che non è no Green Pass o no Vax, ma sono persone semplicemente free Vax, quindi per la libertà di scelta, e che vogliono tornare alla normalità e lavorare per vivere.